Ciao amici, oggi vi raccontiamo la storia di un dolce aquilano della tradizione, almeno 300 anni di storia. Coincide con un'occasione funesta, il terremoto del 1703. Molti conoscono la storia di San Biagio legata all'aquila, molti meno conoscono il perché si realizza la ciambella di San Biagio. Siamo nel laboratorio di Dolce Aveia. Ciao Claudio. Ciao Marco. Claudio, come dire, prosegue la tradizione di questa azienda dolciaria iniziata dalla nonna e andata avanti con i genitori Maria Teresa e Mariano. Claudio, raccontaci un attimo come nasce la tradizionale ciambella di San Biagio che in questi giorni è qui in produzione in vista della data del 3 febbraio. Marco, innanzitutto benvenuto in Dolce Aveia. Troppo bello ospitarti in un giorno così speciale perché la ciambella di San Biagio è la tradizione aquilana e diventata abruzzese di un dolce veramente storico. È una devozione che noi aquilani abbiamo verso quel tragico evento che ha segnato la nostra città come un po' tutti i terremoti, ed è il terremoto del 1703, un terremoto che addirittura uccise un terzo della popolazione aquilana e tutti i sopravvissuti. Questo terremoto avvenne nel 2 febbraio 1703. I sopravvissuti, il giorno dopo, appunto San Biagio, fecero questa ciambella in devozione appunto del santo che appunto aveva permesso la salvezza. E quindi è una tradizione antichissima, ognuno ha la propria ricetta in casa e noi sono oramai 44 anni che la produciamo, partendo dalle ricette di mia nonna, che noi abbiamo semplicemente appunto affidato e rese appunto quelle che adesso andremo a vedere. Ecco, qui è il banco di lavorazione dove l'impasto arriva dopo appunto, no, essere stato impastato. Sì, guarda, è proprio, io mi emoziono a rivedere questo dolce perché innanzitutto è un dolce storico che facciamo da sempre, è sempre uguale. Io mi ricordo mia nonna che lo impastava ed è un po' come vederlo impastato adesso perché è cambiato veramente poco. Quali sono le caratteristiche? Ricordiamole, è una ciambella naturalmente dolce, un impasto asciutto. Sì, allora, è un impasto molto particolare e anche qui spesso si parla di ricetta segreta, ma più che la ricetta segreta credo che la differenza la faccia l'esperienza, cioè la capacità di saper impastare ma anche capire la durezza dell'impasto, a che punto è la lavorazione dell'impasto, perché la ricetta ognuno ce l'ha in casa e ogni famiglia ha la sua, c'è chi ci mette una punta di anice, chi una punta di vino. Noi facciamo la nostra ricetta storica e poi decliniamo in tante varianti, tra cui anche le più golose che poi ti racconterò. Però la particolarità è appunto questo impasto che, fatto come una volta, fa sì che abbia una crosticina fuori bella croccante, ma dentro rimanga un dolce semplice ma comunque umido. Quindi è un contrasto che al palato è spettacolare, e in più è un dolce semplice, di quelli che puoi mangiarne senza problemi e non stanca mai. Vogliamo avvicinarci all'altro banco di lavoro dove c'è il secondo step, quello della, come dire, della distribuzione di questi fiocchi di zucchero? Sì, allora, la tipicità di questa ciambella, oltre questo impasto che rimane umido dentro e croccante fuori, è questa decorazione che avviene appunto con la granella di zucchero per renderla ancora più golosa. Quindi viene prima spennellata e poi ci viene messa la granella di zucchero. Diciamo che per tradizione ci andava sempre messa sopra una ciliegia candita, anzi più di una. In realtà ti dico la verità, noi da 2 anni abbiamo sacrificato questa ciliegia candita perché era un qualcosa che rovinava un po' la nostra attenzione agli ingredienti, perché noi siamo ossessionati dalla selezione degli ingredienti e siccome le ciliegie candite sono sempre portatori di coloranti, conservanti e nessuno dei nostri dolci c'è un conservante o un colorante, avrebbero alterato tutta la filosofia. Esatto, abbiamo preferito sacrificarla e quindi rimane con la granella di zucchero e la fa golosa, però soprattutto rimane un dolce semplice, senza colorante e senza conservanti, così adatto a tutti. Prima di andare in forno, dove farò 2 chiacchiere con tuo padre, svelaci allora quali sono le varie declinazioni, sì, della storica ciambella di San Biagio. Allora, noi la facciamo da sempre nella versione semplice, che per noi è quella più tradizionale, ma anche quella con l'uvetta, che è un impasto che appunto dentro ha dei chicchi d'uvetta che noi abbiamo scelto con tanta attenzione, che rendono ancora più umido e goloso l'impasto. Poi c'è la versione con le gocce di cioccolato, anche lì la nostra ossessione per gli ingredienti ha fatto sì che abbiamo scelto un cioccolato fondente puro di una qualità veramente incredibile, quindi per i più golosi c'è quella al cioccolato. Ma quest'anno vi sorprenderemo con 2 varianti che, partendo sempre dalla tradizione e quindi alle ricette di mia nonna, con la nostra elaborazione sicuramente troveranno riscontro nei palati più esigenti. Innanzitutto una versione senza latte. Tu mi insegni che il mondo delle intolleranze purtroppo è sempre purtroppo più in espansione. Purtroppo in espansione, quindi abbiamo fatto una variante senza latte che si troverà solo nei nostri negozi, sia quello di Corrado IV che questo di Cavalletto d'Ocre.
e poi faremo una variante con una farina di solina 100% aquilana prodotta in provincia dell'Aquila senza trattamenti, che già stiamo utilizzando per le nostre ferratelle e per altri prodotti. Faremo una ciambella e sambiaggio con farina di solina 100% del territorio la aquilano. La farina di solina è molto difficile da lavorare, il grano solina in generale, no? Questo è noto sia nella coltivazione che sia nella lavorazione del... poi nella trasformazione, ecco, per la realizzazione dei prodotti. Voi avete riscontrato delle difficoltà, è stato complesso? Sì, infatti troppo spesso troviamo che la farina di solina è stata in una piccolissima parte e viene solo utilizzata a scopo commerciale per raccontare che c'è all'interno dell'impasto. Noi su questo, tu come sai, siamo abbastanza intransigenti. Le nostre ferratelle sono 100% farina di solina. Abbiamo comunque dovuto riadattare la ricetta e ci è voluto tempo. Diciamo che l'esperienza dei nostri 40 anni ha fatto sì che per noi è stato possibile raggiungere l'obiettivo. Diciamo che però la farina di solina ha tanti pregi, è comunque una farina proteica, ha un basso contenuto, molto proteica ma anche molto salutare, non è anche poco glicemica, poco quindi glicemica. Va incontro alle famose intolleranze di cui parlavamo prima. Sì, e in più una farina non trattata prodotta in provincia dell'Aquila, diciamo che di meglio non c'è. Claudio, ti ringrazio, io andrei ai forni. Subito. Buon lavoro. Eccomi da Mariano, ben rivisto. Buongiorno. Mariano, il diciamo capofamiglia di questa splendida famiglia che gestisce Dolce Aveia da ormai più di 40 anni, è vero? 44 anni. Siamo al forno. Anzi, questo è il 45esimo anno, quindi una storia lunghissima, ricette ereditate dalla nonna, quindi parliamo veramente dell'autenticità dei prodotti. E qui siamo davanti al forno dove stanno per uscire le ciambelle di sambiaggio. Se le dovessi descrivere a chi non le conosce, fuori dalla città. Allora, è un dolce che innanzitutto richiama la tradizione e noi aquilani dovremmo essere orgogliosi di rispettare e tramandare questa tradizione, perché un luogo si identifica con i prodotti tipici locali. In secondo luogo è un prodotto molto semplice, non c'è niente di trascendentale, però proprio per questo non stufa. Sono anni, 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 io non riscontro sempre lo stesso gradimento, lo stesso tipo di approccio da parte della gente. E devo dire che ogni volta che noi lo riproponiamo, anche i dipendenti stessi, il primo assaggio diventa una festa, diciamo. Ecco, veniamo dal periodo natalizio in cui c'è il dolce per eccellenza, il più difficile, quello con cui si cimentano ormai in tanti, che è il panettone. E sappiamo che lì la difficoltà, tra le altre cose, è dovuta alla lievitazione e alla cottura. Qui la cottura, a proposito della cottura, che cosa si può dire? Allora, e anche della lievitazione. Qui praticamente la lievitazione è la lievitazione diretta, quindi non c'è una grossissima difficoltà nella lievitazione. E a livello di temperatura ci vuole una temperatura abbastanza alta, perché il corpo prodotto è abbastanza alto. Adesso in questo caso stiamo riprendendo la ciambella più piccola, ma quelle più grandi, di taglio più grande, hanno bisogno di un forno potente e di un certo tempo, diciamo. E a livello poi di ingredientistica, noi siamo sempre sul solito tasto, cerchiamo sempre di... io mi ricordo la ciambella si faceva una volta con lo strutto, mi ricordo nella tradizione iniziale, però adesso lo strutto è bandito, ormai non è più un prodotto, diciamo... né apprezzato né apprezzabile, diciamolo. Esattamente, poi prende anche degli spunti di rancido, insomma non è un prodotto prezioso. Noi ci mettiamo un burro italiano di qualità, selezioniamo sempre le ditte, andiamo a vedere che storia ci hanno, andiamo a vedere che standard ci hanno, e da quello, diciamo, si parte con una collaborazione diretta che dura nel tempo. Bene, prima hai fatto riferimento al primo assaggio dei dipendenti, anche noi siamo curiosi. Oggi lo facciamo insieme. Allora assaggiamola. Ed eccoci all'assaggio di questa ciambella di sambiaggio. Questa, Claudio, allora Marco, è quella tradizionale, classica. Sì, questa qui è quella classica, questa è la Mignon. E poi, come abbiamo detto, ci sono anche le altre. E questo sarà l'anno giusto e pubblichiamo anche la nostra ricetta sul nostro blog, e in tanti ce la chiedono. Ma soprattutto quello che io chiedo a tutti quelli che guarderanno questo video è: non perdiamo la tradizione. La ciambella di sambiaggio è un dolce abruzzese, è un dolce che rappresenta un qualcosa di speciale per l'Aquila, quindi voglio che siamo tutti testimoni di questa tradizione, che altrimenti rischia di svanire, e invece è una cosa bellissima che va tramandata. E quindi anche grazie per il tuo lavoro che fai. Grazie a voi dell'ospitalità. Questa, allora, naturalmente, ricordiamolo, sarà disponibile naturalmente nei vostri punti vendita, sì, sia qui a Cavalletto
che all'Aquila, nello store di Viale Corrado IV all'Aquila, e poi anche nel circuito tradizionale Dolce Aveia, quindi supermercati, negozi. Esatto, in tutti i negozi specializzati che ci hanno scelto, anche nei supermercati, da domani si troverà e quindi sarà bella fresca perché l'abbiamo prodotta oggi. Allora andiamo al taglio, dai, vediamo dentro che cosa ci riserva. Allora, adesso è molto molto croccante perché appunto, essendo ancora quasi calda, è croccante, quasi, come vedi, risulta molto più morbida perché è ancora calda. Eccola qua, un dolce direi adatto per qualsiasi momento della giornata, dalla colazione al caffè dopo pranzo. Sì, io ti dico la verità, appena finito San Biagio qualcuno addirittura me la congelo, perché essendo un dolce che a me piace moltissimo ma dura solo un mese, addirittura anche congelata è buona da tirare fuori, oppure si può mettere sotto vuoto per farla durare di più. Abbassiamo la mascherina, assaggiamo e ci salutiamo. Straordinaria, delicata. Sì, è un dolce semplice. Si può mangiare in tutte le occasioni e non stufa mai, nella sua semplicità non è ricca di zuccheri e quindi è molto gradevole. Grazie Claudio, grazie Mariano, un saluto a tutta la famiglia, compresa Maria Teresa che non abbiamo incontrato ma è nei meandri naturalmente a lavorare, e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie, alla prossima. Ciao.